Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24 in Redivivo. Ne ho approfittato un po' per fare una pausa e dico vabbè, adesso giriamo questo vlog. Siamo già al secondo vlog. Detta così sembra come se io fossi uno nuovo di YouTube. Il secondo vlog di altri 2000 vlog fatti, ma vabbè. Ho detto facciamo una pausa, che dalla parte, diciamo, sto in una parte dell'ufficio che è, diciamo, proprio per questo, per rilassarsi. Dico vabbè, vado a fare sto video, mi sfogo, ci sfogliamo vicendevolmente, ma che c'è una macchia là. Mi dispiace se magari l'audio è un po'... Perché qui passano sempre un sacco di macchine, motorine, c'è un casino, che palle! Diciamo non è il luogo ideale per poter girare video, ma così come viene. Oggi è Black Friday! Siamo andati a comprare un casino di cose, da straccioni quali siamo. Un casino di cose, vabbè, sempre meno rispetto a quello che avremmo voluto comprare. Soprattutto, cioè, ci sono delle cose, ma che schifo, Dio mio, cioè, pure se te le... cioè, ti chiamano a press di vendertele anche a pochissimi spiccioli, ma fanno schifo. Ma chi cazzo se le compra determinate cose? Tra l'altro io... sto un po' stanco, mi sento un po' tutto scassato, un po' tutto... Perché mi sento scassato? Perché ovviamente faccio palestra. Cazzo, faccio palestra io! Devo cambiare un po' stile, va? Mettiamola così. Negli ultimi tempi mi sono un po' troppo... un po' troppo damerino, che cazzo... Ma c'è, ma uno con un tatuaggio così può essere mai un damerino? Puttana la miseria. Vabbè, sono andato a comprare un po' di cose, sicuramente opinabili, però non so, carina. Poi ho preso anche un paio di magliette a collo alto, ma giusto un paio, anche perché non voglio spendere tanti soldi per cose invernali. E voi direte perché? Perché vai giù, io sono... sono uno zingaro felice e quindi mi sta frullando nella testa un qualcosa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa probabilmente very soon, molto presto, non avrò bisogno di tante cose invernali, anche perché io sono una persona che ama il sole terribilmente, il sole, il mare, la spiaggia, la gente calorosa, e quindi niente, tengo sta cosa mo nel cervello, che mi frulla nel cervello costantemente e non mi fa, diciamo, stare sereno. Ah, mettiamola, stare sereno, che parolona, perché, vabbè, sfido chiunque a dire sì, io sono sereno nella mia vita. Cioè, oddio, se sei sereno tu, io ti stimo, fratello, ti stimo davvero tanto. Prima di andare ovviamente in ufficio, ci aspettavamo chissà che cazzo di fiumana di gente. Eravamo solo io e Paradise. E poi sono venute delle persone un po' losche che ci guardavano, forse credevano fossimo poliziotti. Non lo so il perché. Ma forse Paradise assomiglia un po' a quelli lì che stanno nei falchi. Barbone. E dopo che abbiamo speso e spaso e abbiamo fatto girare un po' con l'economia anche noi, siamo tornati in ufficio. E in ufficio ci siamo messi a lavorare, a fare tutto. E adesso lui sta facendo, tra l'altro, proprio in questo momento sta facendo le anteprime, le miniature piccoline dei video di Nocciolino 24, non dei vlog, perché i vlog sono proprio una cosa, diciamo, artigianale. Poi ieri mi sono ricordato una cosa. Oh, avevo voluto dire una cosa, perché è vero. Allora, secondo me le donne hanno una specie di radar, mettiamola così, chiamatelo sesto senso femminile, non so. Ma sono asciuto papà in due casciona alcune improvvisamente, non lo so com'è possibile sta cosa. Cioè addirittura mi contatta
una mia conoscenza londinese della quale veramente non ho assolutamente un bel ricordo. Vabbè, tanto non capisci manco l'italiano, ma figuriamoci, ma che ce ne frega. Comunque, sta qua, tutta di mi manchi, vediamoci, non vediamoci, sorella cara, sorella cara, non mi hai capito proprio niente. Facita, ma sta qui, facita, ma sta qui da me. Questo è il treno, non so se si sente. Io devo stare quieto, non mi dovete rompere i coglioni, non mi dovete rompere i coglioni, cioè, seriamente, vai giù. Ah, quanti anni ho? Sì, lo so, sto in fase bambocite acuta. Lo so. Ho 30 anni. Sono un trentenne. E forse così si vede un poco di meno, cioè mi illudo che si vede un poco di meno, ma se faccio così, si vede, guardate. Sì, ho 30 anni. Ho 30 anni e sì, lo so, dovrei avere messo già su famiglia, eccetera. Però, sinceramente, ma da fa sta quieta a me, è molto quieta, perché io già tengo un sacco di cose proprio per la testa, creo, costruisco, tutto. E per fare determinate cose c'è bisogno anche di serenità, prima di tutto, e in concomitanza deve esserci ovviamente la persona giusta, l'amore corrisposto e tutta una serie di fattori. Quindi non me ne fate una colpa, non me ne fate davvero una colpa, su, per favore, cioè mi sto dimenticando le cose qui, la vecchiaia. Questa qua mi ha contattato, ma fa uno non vuole, ma faceva stare uno. Però una soddisfazione c'è stata. Cioè che questa tipa ha riconosciuto a distanza di tanti anni, che all'epoca non si comportò molto bene e mi ha detto, tra le varie cose, che adesso apprezza come io mi sia comportata all'epoca, come mi ero comportato in quel periodo. Oh, santo, mi dovete fare santo a me, perché io magari sembro stronzo, lo sono anche, per l'amor di Dio, però non penso di essere una cattiva persona. Anche perché, cioè, se agisco in una maniera cattiva, il primo a stare male sono io, cioè, non fa proprio martini. Vabbè, comunque questa qua mi ha chiesto scusa dopo tanti anni. Ovviamente le scuse me le azzecco, però almeno un po' di, diciamo, di giustizia nelle cose, anche se si sa, Uzziella va sempre un culo all'ortolano, però vabbè, meglio di niente, no? Mettiamola così, il tempo fa schifo, fa molto schifo, oggi tanto per cagnare, è uno sfogo, no? È uno sfogo dei normali sfoghi di nocciolino. Non so come chiamerò questo video, però se ti piacciono i miei vlog, non so per quale motivo, forse perché vedi una vita, diciamo, ti interessa, sì, un po' capito, ti vuoi fare i fatti degli altri e ti piace sentire, insomma, uno scorci di vita reale, un po', che ne so, alla Grande Fratello, insomma, chi non ti va a perdere e ti vedi i miei video, beh, vediti anche quello che sta, diciamo, il primo vlog, quello precedente a questo. Mi raccomando, non ti dimenticare di vedere quello successivo quando ci sarà. Adesso torno in ufficio. Stasera, tra l'altro, mi devo pure incontrare con un amico e poi dopo con colleghi e amici andiamo in un posto, anche perché mi stanno materialmente trascinando ad uscire, dicono che ultimamente tendo ad isolarmi, quindi che dire, la vita è bella per qualcuno. Ciao, aiuto.